Ciao bambini, sono la maestra Cecilia della scuola Giovanni Pascoli di Sesto Fiorentino. Oggi vi presento Magnifica Mabel e il disastro del coniglio. Benvenuta Mabel, che ama gli animali, dai conigli ai serpenti, adora gli irrigatori dal giardino, quelli che girano, girano e schizzano, odia il rosa e le principesse e ha tantissima, tantissima paura della fata dei denti. Io il dente non lo mollo. Per tutta la settimana ho provato a tenerlo su con la lingua e ho mangiato solo cose morbide, tipo yogurt e banane. Ma quello dondolava sempre di più e di più e di più. Poi la sera, che c'erano le salsicce alla griglia, è caduto. Perché le cose brutte succedono sempre a me? Ho infilato subito il dente in tasca e non ne ho fatto parola con nessuno. Dopodiché ho scritto una lettera alla fata dei denti. Una lettera in codice, il codice delle fate. Cara fata dei denti, per favore, non venire a trovarmi di notte quando sono tutta sola in camera mia. Lascia, per favore, i soldi sul davanzale e poi, per favore, vattene. Con affetto, Mabel Jones. Avevo scritto per favore con affetto perché la fata pensasse che ero gentile e ben educata, anche se non avevo per niente voglia di essere gentile ed educata. Quella sera ho messo il dente sul davanzale e ho attaccato la lettera al vetro della finestra. Poi sono andata a letto, ho spento la luce e ho aspettato. C'era un gran silenzio, c'era così tanto silenzio che sentivo la fata svolazzare fuori nel buio. Ho sentito anche quando entrava nelle case degli altri bambini. E poi l'ho sentita avvicinarsi alla finestra di camera mia. Secondo me questa fata è pericolosa, ho pensato. Ma perché mi hanno lasciato qui tutta sola? Cerchiamo di scoprire cosa accadrà a Mabel in questo bellissimo libro. Ciao!